Buonasera a tutti e bentornati a questo appuntamento con Radio Lovers. Come sono Barbara Marchand E buonasera a tutti. e Beatrice Silenzi. Ciao, buonasera a te e a Barbara. È sempre un piacere essere qui con voi per parlare di questa tematica che amiamo, che è il mondo della radio, un mondo che ultimamente sto vedendo, e correggetemi se sbaglio, che sta venendo un po' rivalutato. Cosa ne pensate voi Speriamo. che siete più... Beh, sarà grazie al titolo Radio Lovers, già è bellissimo. E sarebbe anche giusto che fosse rivalutata, anche perché è uno strumento meraviglioso che non può essere denigrato e che non può essere maltrattato, soprattutto anche se ho qualche riserva sulle nuove conduzioni. Vabbè, lasciamo perdere. Poi sembra che io sia la strega che dice: ah, perché lei ha fatto la radio, allora dice che oggi non sappiamo fare la radio. Non dico che non sapete fare la radio, ma io dico che la fate male, che è diverso. Sono assolutamente d'accordo con la signora Marchand e quindi Grazie. devo dire che sì, è vero, ci sono persone che la radio la fanno molto male, però sono aiutate, direi, in questo senso anche da una parte video che quindi camuffa un po' l'aspetto mancante, radiofonico. E invece devo dire che la radio è questa vecchia signora che non crolla nonostante abbia avuto altalenanti situazioni. Quindi ci siamo ancora bene. Sì, è senza dubbio un qualcosa che mette ottimismo, anche se qui ci sono in studio dei seccatori quadrupedici che non si sa, ogni volta che si va in onda si buttano in mezzo, almeno saluta di qualcosa, no? Comunque È non... fantastico il tuo gatto. Ma è perché al tuo gatto piacciono le voci, sicuramente. C'è qualcosa di Sì. magico, no? Tra la voce e il felino. Sicuramente c'è. Vedi com'è ruffiano, viene qui, fa le carezze, È vai, carinissimo. vai via, quadrupede. Quindi ecco, poi tra l'altro vi devo confessare una cosa, a parte ecco, avevo già visto lo studio di Beatrice, perché insomma c'è anche la versione in video, ma Sì. in questa settimana ho visto anche, ho avuto modo anche di vedere lo studio dove lavora Roberto Trapani, per quale vi Sì. rimando a un'intervista che abbiamo fatto, che sarà anche se in remoto in nostra compagnia questa sera. Sono rimasto veramente esterrefatto, cioè erano più di 20 anni che non entravo in uno studio radiofonico, ma ho visto dei livelli incredibili anche da un punto di vista tecnico, veramente, cioè, mi sono Beh. sentito veramente un cretacico. Beh, ci sono molti investimenti riguardo a questi aspetti, no? Immagino che, insomma, tutte quante le radio che poi si muovono anche attraverso la televisione abbiano un'alta qualità, per la parte video, quindi telecamere, luci, uno studio che sia accogliente, performante, un'attrezzatura efficiente. Insomma, credo che l'investimento da parte degli editori sia massimo, cioè, o perlomeno dovrebbe essere così se uno vuole fare le cose professionali. E dall'altra parte c'è anche chi riesce a fare radio soltanto con un piccolo microfono che può essere del cinese o può essere quello interno al suo PC e che riesce a fare delle trasmissioni performanti e sicuramente di alta qualità, grazie alla voce, Sì. ovviamente, che questa è fondamentale, e riesce comunque a comunicare qualcosa di molto sottile e nello stesso tempo di molto forte. Certo, io non do addosso alla tecnologia, per carità, ma dovendo fare, parlo personalmente ovviamente della mia piccola esperienza, mi rendo conto che dovendo fare una trasmissione da sola, riesco, grazie oggi a questa la piccola tecnologia, quella del computer, riesco a fare delle cose veramente di alta qualità. Me lo dicono gli altri e non io, perché io non potrei giudicare. Questo è senza dubbio interessante, anche perché immagino che comunque anche tutta quella strumentazione che c'era una volta, immagino gli amplificatori valvolari in cui si accendevano queste grosse lampadine lì all'interno, comunque delle attrezzature che
anche magari negli anni 60 erano comunque qualcosa all'avanguardia, perché comunque stiamo parlando di un mondo che è sempre stato all'avanguardia. Mondo che nasce ufficialmente, c'è anche una data di nascita per il mondo della radio, che è il 23 di febbraio del 1920, quando viene fatta la prima trasmissione radiofonica per uno strumento che fino a quel momento era stato solamente uno strumento di tipo militare, era quindi in dotazione agli eserciti per le comunicazioni e le trasmissioni. Se ne è visto il potenziale, ma qui arriverà subito una domanda provocatoria per entrambe le signore, e quindi si è deciso di utilizzarlo anche con il vasto pubblico, con questo broadcast, questo lancio largo. Stiamo parlando della BBC, che è stata la prima emittente ufficiale al mondo a trasmettere in radiofonia. Io sono andato a beccare invece quello che è stato, tra virgolette, il primo annuncio radiofonico nostrano in Italia, con una voce che anche qualche ascoltatore magari riuscirà a riconoscere, che è la voce di Maria Luisa Boncompagni, che annunciava appunto la partenza delle trasmissioni radiofoniche in Italia con un concerto di musica sinfonica. Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale. Signore, avete sentito questa voce? Magari per qualcuno sarà più familiare, per qualcuno meno familiare. Barbara? Assomiglio molto a lei. Assomiglio molto a lei, così, per dover fare un annuncio serio, non per parlare tranquillamente a braccio. Ma mi è piaciuto molto. Sì, non lo conoscevo, ti dico la verità. O forse l'avrò sentito, ma non me lo ricordo. Comunque sia, è una bella pietra miliare per la radio italiana, sicuramente. Invece a me questo annuncio fa venire in mente quando magari ti chiedono di realizzare dei promo, degli spot pubblicitari in cui ti dicono voce istituzionale. Ecco. E allora tu in voce istituzionale c'è questa, e poi ci sono altre tipologie di voci, no? Perché naturalmente il tono rimane sempre quello lì che tu hai, però poi devi sapere interpretare a seconda della circostanza, no? Del mood che viene dato, allora allegro, triste, però istituzionale questo sicuramente. Ma lo sai, a me non lo possono chiedere, perché purtroppo con queste R è talmente particolare che non è che tu mi devi dire devi parlare un italiano perfetto, anche potrei volendo magari, però non mi ci sono mai o quasi mai cimentata, e quindi ecco, faccio parte di una categoria a parte, però concordo con te, è così. È così, assolutamente, in tutte le circostanze, con tutti i promoter, con tutti i produttori, è così. Già. Sì. Su questo invece io posso dire un po' la mia. Vai. Perché effettivamente mi sono reso conto che almeno io ho due registri che si possono percepire bene. Uno è quello dei documentari. Quella è forse è quella la mia voce istituzionale, quando ho il tono di Infinito. E andiamo alla scoperta di queste nuove conoscenze, e quello è un tono. Poi c'è l'altro, che è leggermente più alto, che è quello che invece utilizzo su Radio Video Music, che appunto deve essere un po' più veloce, perché altrimenti il pubblico si addormenta, cioè va in onda la sera alle 9, quindi rischi che si addormentino, e è quest'altro timbro qui, che invece mi è venuto poi automatico utilizzare adesso che stavo facendo questa cosa. Quindi grazie dello spunto di riflessione. Sì, ma guarda che anch'io doppio delle cose, forse non li posso chiamare documentari, ma contributi culturali, per esempio sugli Anunnaki e cose di questo tipo, ufologiche, e devo dire che sì, mi si riconosce, per carità, ma anche lì tengo un modo di raccontare, sì, confidenziale, ma professionale, cosa che mi fa un po' ridere, perché io nasco come DJ nel 66, figurati, vabbè, passato un po' di tempo, non la farei più la DJ oggi, però ecco, rimango per molti quella del 66.
Bella questa cosa, sai, no? Mi è piaciuta questo racconto. Io ho una curiosità perché come dici DJ mi viene in mente, non so, qualche locale particolarmente in voga negli anni 60-70 e quindi significa mettere dischi di che tipo? Allora, intanto ti lasciavano libertà totale, quindi c'era, poi all'epoca c'era la dance music, quindi era Sì. facile, era molto facile. Io qui da me nel mio studiolo ho due locandine, anzi forse tre, non so bene. La prima è El Sombrero, Barbara Marchand, la favolosa disc jockey, sabato 25 settembre 1976. Si balla il sabato sera e la domenica pomeriggio. E Ah. poi c'ho Cricri, discoteca club privé, che non so bene che cosa voglia dire. Allora, con la disc jockey Barbara Marchand della trasmissione Rai Musica In, sabato 11, domenica 12 dicembre 1976, ore 18. Però non so, a Manduria, Manduria. Ok. In quel di Manduria. Questo. Me le ricordo benissimo questi Perché spostamenti. negli anni 70 c'erano già sabato e domenica, cioè era un Sì, after hour. Ma io bello. ma com'era Barbara? No, me lo devi spiegare, Barbara com'era? Barbara Allora. Marchand, perché io penso a un DJ, penso a persone come Fargetta, Albertino, penso a persone che screcciano, che fanno mix volanti. Com'era un DJ negli anni 60? 70, Donna, 76. 70, pardon, 70. Donna poi, donna. Donna, Donna. esatto. Allora, lo scratch non c'era ancora, ti dico la verità. Forse alla fine di questo decennio, perché poi non l'ho fatto più, forse qualcosa di scratch avrò fatto. Ma la cosa bella era la complicità che c'era con i ragazzi che venivano nel locale o all'aperto o al chiuso, e ricordo perfettamente che io scendevo con il mio microfono in mezzo ai ragazzi e li intervistavo. Cioè, per loro era una cosa fantasmagorica, cioè a chi dava importanza a questi piccoli ballerini simpaticissimi, poi tra le altre cose perché erano molto rispettosi, e capirai. La famosa disc jockey Barbara Marchand sul guarda, rido da sola perché Comunque no, questa no, cosa tranquillo. che tu hai detto adesso del parlare al microfono e di intervistare, anche a me è capitato di lavorare nei locali, ma non facendola DJ, mi hanno appioppato quella specie di annoso e anche un filo antipatico ruolo del vocalist, che fino a qualche tempo fa, no, era quello che doveva per forza incitarti a Sì. ballare, a fare dai e su e muoviti e su le mani la notte. Che ritmo vi appalla, signori, la famosa Beatrice Silenzio, che ritmo vi appalla, così stava. Hai capito? Cioè, quindi ti trovavi lì vicino al DJ a fare appunto questo ruolo del vocalist che poi ho abbandonato, ma capisco che effettivamente per chi si trova a lavorare in una console non è sempre facile, è un'altra cosa rispetto alla radio. Quello assolutamente, poi c'è il pubblico, cioè lo tocchi proprio con mano. Sì. Ma a proposito di vocalist, io ho una cara amica che si chiama Elena Orash, che si trova su Facebook, che fa la vocalist, intanto è bellissima, bravissima e vive di questo Sì, lavoro. certo, sì, Ed è veramente. veramente è ammirevole, cioè è giovane, è molto più giovane di me, potrebbe essere mia figlia o addirittura mia nipote. Però è veramente molto brava. Ecco, continuano, vedi ancora questi No, no, ma ci sono personaggi. assolutamente. Nei locali, adesso un attimo abbiamo avuto lo stop di un paio d'anni, no? Più o Ah, meno tra fasi alterne, ok. certo. Però effettivamente, insomma, questo è un mondo che ancora ha Sì. tantissima strada davanti perché comunque offre grandi spunti anche di lavoro. Io ho notato che ci sono delle persone che si accostano anche al mondo della radiofonia passando attraverso quello dei locali. Sì. Magari non è per tutti, però sì, No, è una quello bella sono. palestra. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi è anche giusto che chi ha questo talento lo possa anche Sì. esprimere,
in pubblico. No, no, è bellissimo. Io sì, sono, sì, certo. Sono d'accordo e inciterei, ti dico, una nipote o una figlia a farlo, se, sì, se lo sentisse veramente. Chiaro. È da gestire, è da gestire. Ma tu invece, Emanuele, lo faresti il vocalist in discoteca? Ma io ho fatto anche di peggio. Addirittura, che hai fatto il cubista? Guarda, è capitato anche quello. No, ho fatto più l'animatore. Succedeva il sabato, il venerdì e il sabato, più che altro con un mio grande amico, il maestro Roberto Porpurini, che saluto con affetto, e musicista da una vita, ha sempre fatto quello e abbiamo sempre fatto coppia. Per cui ogni tanto mi chiama quando ha delle serate più rilassate o dove c'è bisogno di un po' più di caciara, quindi chiama me, sa che sono affidabile per quanto riguarda la creazione di caos, e confesso, un paio di volte ho anche fatto il cubista, cioè più che altro ero un cubo, però è capitato anche di questo. Abbiamo anche vecchie foto con delle parrucche impossibili, cioè abbiamo fatto diverse. Una volta mi è capitato di fare, anche col fatto che ho la testa molto spaziosa, mi è capitato di fare l'effetto sonoro per un quiz. Ah, bello! Cioè, partivano i concorrenti, lui faceva le domande, la gente mi doveva dare tipo una pizza in testa un po' alla Benny, io devo fare per far vedere che avevano suonato. Immagino, cioè, il divertimento cose... tuo! Ma guarda, erano alti livelli di performance. Mi sentivo, yeah. Guarda, a livello della Abramovic, proprio. Io sì. Grande performance, grandi momenti, grande spettacolo, però ok. No, comunque stavo riflettendo sul fatto che effettivamente iniziando dalla radio uno può arrivare dappertutto, cioè nel senso, a me è capitato di lavorare a teatro anche come attrice, mi è capitato di lavorare con musicisti nei loro spettacoli, anche la prossima estate è una cosa che tornerò a fare, cioè la radio ti dà un modo di gestire il tempo che è veramente unico e poi a quel punto, se sai gestire il tempo, credo che ti riesca anche, non lo so se è così anche per voi, di gestire al meglio lo spazio e quindi stare per esempio a teatro, come appunto nei locali, come in altri posti, non è un problema, cioè una volta che sai fare la radio, che hai la possibilità della gestione degli imprevisti, puoi fare qualsiasi cosa. Quello soprattutto, cioè la capacità di improvvisazione. Sì. Quello che la televisione non ti lascia spazio, perché la televisione parla da sé e quindi non avrebbe neanche bisogno del tuo intervento. Ma la radio sì. La radio, sì, lo dicevamo già l'altra volta, cioè sì, se tu smetti di parlare oppure se c'è un problema tecnico, c'è il buio più totale, cioè non si sente più niente e tu dici, tiè, la mia radio è un po' morta. Però ecco, sicuramente è così. Ma pensa che io ho fatto 5-45 giri nel frattempo quando stavo lavorando in Rai, quindi bello. Anche la gestione del tempo è anche questa. Sì, assolutamente, quella. Vero. Ma passavi da uno studio all'altro, come funzionava? In che senso? Cioè da una parte eri conduttrice, poi uscivi dal corridoio, entravi in un'altra stanza e andavi a Palmieri. No, vogliamo sapere no, tutti i risvolti. Nei momenti in cui non facevo trasmissione andavo in studio di registrazione musicale e andavo a registrare i pezzi che gentilmente i miei amici autori mi sottoponevano e diventavano sigle dei miei programmi, era solo per quello, perché io non sono una cantante, quindi erano perché diventavano sigle poi dei miei programmi. Però io avrei visto Barbara come interprete di qualcosa di un po' più, capito, raffinato musicalmente, tipo un parlato. No, ma un parlato, capito, tipo quelle cose anni 70, vedi, anni 70. Ma che lo sto facendo per alcune radio web, soprattutto per Caffè Italia Radio, non so se ne avevamo parlato già l'altra volta, ho una piccola rubrica di pochi minuti ma intensi che si intitola Quando Barbara Marchand legge. Ed è carinissimo perché è generalmente un testo o anonimo o di qualcuno non conosciuto su argomenti attuali
ma soprattutto sulla donna, la donna che cresce, quindi che invecchia, eccetera. E vi invito ad ascoltare, è il venerdì sera alle ore 21 su Caffè Italia Radio, ogni settimana finiamo la stagione radiofonica adesso con giugno, ma ecco, è qualcosa di molto più raffinato come chiedevi tu, è molto carino, sì, devo dire. Bello. Ma mi diverto molto perché scelgo il sottofondo musicale, scelgo la canzone in uscita e devo dire in questo Dario Albertini, che è il direttore della radio, è molto, come dire, rispettoso sì, ma ha quasi un po' paura di me, non capisco perché, ma lo fa con grande simpatia. Signore e signori, abbiamo appena appreso che esiste una sudditanza psicologica causata da Barbara Marchand. No, ma non la uso. È come la Juventus, crei sudditanza psicologica, ti rendi conto? Ma ti rendi conto? E senza saperlo poi, senza volerlo poi. Me ne rendo conto dopo, quando ho fatto, quando ho detto. Io prima ti avevo fatto quella domanda, perché c'è un po' questa immagine anche che traspare da alcuni racconti di altre persone che hanno avuto a che fare con la famosa mamma Rai, che sembrava per certi versi molto spesso assomigliare a una specie di lager in cui c'erano dei regolamenti molto ferrei che andavano assolutamente rispettati. Ma che stai dicendo? No? Ma che stai dicendo? Lager? Ma dai! No, non hai fatto bene, dovevi fare quello, mi raccomando non parlare di divorzio! Cioè, una censura, dici? Esatto. Ma questo capitava anche con Radio Monte Carlo. A me hanno sempre detto di non parlare né di sesso, né di religione e né di politica. Ti vorrei dire che le stesse cose capitano esattamente ancora oggi. Non parlare di religione, non parlare di calcio, non parlare di politica. Esatto. Ma nella maggior parte dei casi, devo dire, noi perlomeno un po', no, non vorrei dire adesso ce ne freghiamo, vedi un po' che l'editore mi ascolta, poi dopo so dolori, no, nel senso che prendiamo questa cosa un po' alla larga, ecco. Sì, no, però io non lo chiamerei lager, no, no, no. Ok, lager, no. Vediamo, vediamo. C'è un filo di censura. Anche perché, scusa, anche perché, caro Palmieri, la famosa sudditanza ha funzionato anche in Rai, quindi... Hai capito chi comanda, Palmieri? Quando l'ho sentito, ho visto quel sopracciglio alzarsi e ha detto caro Palmieri, l'ho sentito anch'io, sai, ho sentito proprio il peso. Hai provato anche tu della sudditanza, ok. Certo. C'è stato un lampo di sudditanza in me. Esatto, va bene allora, così. Vi propongo un altro spezzone molto interessante, siamo nel 1947, è una trasmissione molto nota all'epoca, si chiamava La Settimana Income, nel quale il servizio si intitola Alla scoperta di nuove voci, appunto in questo servizio viene fatto vedere il modo in cui si selezionavano le voci nuove per la RAI. A voi. In tre mesi l'anticamera della RAI ha veduto tra Roma e Torino 5.227 anticamere, 5.227 attese dei partecipanti al concorso di canto, il primo del dopoguerra, chilometri di treno, di autopullman, di diligenza da ogni parte d'Italia fino a questa suprema stretta del batticuore. Signorina, tocca a lei. Coraggio, su, è come buttarsi in mare. Sulle prime sembra di annegare, poi si sente che l'acqua è tiepida, che si sta a galla. Bisogna attraversare l'aria magnetica, la severa geometria dell'auditorio per giungere al solitario isolotto del microfono. Attenti a non perdere il fiato nella traversata. Forza, signorina. Ogni concorrente esegue una canzone di sua scelta. Alcune decine di essi saranno selezionati per un corso trimestrale di addestramento al microfono. Negli altri concorsi il nome rimane in busta chiusa. Qui in busta chiusa deve rimanere la figura. Unici elementi di giudizio, la voce, l'interpretazione, i valori radiogenici. Su questi i commissari daranno il voto. Come fare? Per non subire influenze, diciamo così, visive, la commissione ha fatto calare una tenda sul cristallo che divide la sua sala dall'auditorio. Il calore dei colori, tendamente
radiofonico modula le metamorfosi dei sessi da donna a uomo. Ma tornar non si può l'amore che fu di fuoco. Signor Presidente, ce n'è per tutti i gusti, eh? Facciamo per un attimo finta che abbiano tutti ragione. Stiamo solo guardando dalla parte sbagliata. Siamo di fronte a una tale vastità di fenomeni che possiamo avere da una parte dei fenomeni sicuramente fisici e dall'altra anche di capacità di entità di viaggiare nello spazio-tempo, di manifestarsi in forma magari non necessariamente fisica. Abbiamo intervistato Emanuele Palmieri, che è un'altra persona che si interessa dell'argomento. Lui ha detto che le due ipotesi non sono assolutamente mutualmente esclusive una dell'altra. Non è un caso che un certo tipo di alieno abbia scelto di essere la memoria relativa di quel soggetto. Estroiettiamo fuori di noi quella parte di noi che non abbiamo capito dentro. E c'è ancora chi si chiede perché certe persone facciano certe cose. Quindi secondo te esistono entità aliene e entità extraterrestri, che sono due cose differenti? Esattamente così. O stai con noi, o stai con loro. Rientriamo qui in studio dopo questo piccolissimo lancio pubblicitario, ma per riuscire immediatamente con un contributo che ci è stato inviato dall'amico Roberto Trapani, che oggi per impegni lavorativi alla radio non è potuto essere con noi. Ciao Barbara, ciao Beatrice, ciao Emanuele, mi spiace non essere con voi per parlare di radio. Parlando di ricordi, ecco, io un ricordo della radio per me, ero molto piccolo e mia mamma la domenica mattina faceva sempre la pasta fatta in casa, aveva quella specie di macchina impastatrice, era una cosa molto bella e teneva sempre Radio Monte Carlo in sottofondo e lì io mi sono innamorato proprio della radio perché c'erano personaggi come ai tempi Luisella Berrino, io ricordo Roberto Arnaldi, Awana Gana, la sua cara Awana. E io ero completamente attratto da questo mondo e ho questa immagine proprio della radio collegata alla mia mamma che faceva da mangiare, la musica in cucina e quindi dava questa atmosfera di serenità. C'erano i giochi, tra l'altro, c'erano queste cose e mia mamma rideva ascoltando la radio e facendo appunto. Per me è stata una cosa bellissima. Questo è un ricordo che ho della radio che condivido con voi. Allora, una piccola riflessione, e qui già immagino cosa potrebbe non riuscire a dire la nostra no, Notre Dame de Suditans, il nuovo no, mi dispiace per la prima, che era pure carina, quindi avere questo velo davanti è un peccato, perché poteva fare anche una carriera televisiva, perché no? È stranissimo, io non avevo mai visto questo contributo. Sai qual è la frase che mi ha più colpito? È quando ha detto: saranno selezionate per un addestramento trimestrale all'uso del microfono. Quindi almeno nel 47 si prevedeva che una persona fosse stata in grado di stare davanti a un microfono con 3 mesi di addestramento. No, soprattutto che qualcuno insegnasse qualcosa. Che oggi non insegna più nessuno. Questa è la cosa primordiale, secondo me. Ed è lì che io dico che peccato lasciare questo strumento allo sbando, che la radio è uno strumento straordinario, e lasciarlo in mano o in voce a qualcuno che non lo sa usare è un peccato. È veramente un grosso peccato. È una ricchezza che va via, secondo me,
Io Beatrice? volevo aggiungere una cosa, il fatto che questo modo di parlare, di fare i servizi, di realizzarli proprio, è veramente stupefacente. La ricercatezza dei termini che sono proprio desueti, per la maggior parte, dei casi, e veramente mi lascia sempre piacevolmente meravigliata ogni volta, perché la differenza tra la comunicazione che c'era in quegli anni e quella odierna è radicalmente diversa. La radio oggi è un mezzo che ti parla esattamente come tu parli a casa tua, e prima invece no, c'era un po' questo intento, questo fine educativo, cercavano di magari farti capire anche l'importanza di certe parole, i famosi sinonimi che adesso non ci sono più, adesso è buono, bello, brutto, cattivo, prima invece c'erano dei termini molto ricercati. Quindi amo molto questo tipo di contributi che insomma ci riportano anche a un uso bello della lingua italiana. Per quello che riguarda l'apprendistato, non so se questa cosa si fa più, perché per esempio in un'emittente come la mia è molto tempo che non ci sono apprendisti, cioè le persone arrivano che già sanno fare perché hanno avuto già delle altre esperienze. Però ricordo che molti anni fa in realtà la radio ti insegnava, no? Quello che dicevamo anche nell'appuntamento scorso, cioè molti anni fa avevi l'opportunità di imparare qualcosa prima di andare in onda, anzi, se non sapevi gestire, non potevi andare in onda da solo, non avevi la capacità nemmeno di farti autoregire, che è poi la base, diciamo, della radio. Quindi non è solo il parlare, anche la gestione tecnica mentre stai parlando, e quindi devi contemporaneamente pensare a quello che devi dire rispettando certi tempi, entrare sull'intro delle canzoni giusto, perché prima non c'era il countdown, cioè prima entravi anche sul disco, quindi dovevi conoscere la canzone e con l'orecchio sentire la canzone che andava a parlare, gestione tecnica. Insomma, devo dire che fare la radio oggi è molto più semplice rispetto a come la si faceva parecchi anni fa. Tieni conto che di tutto questo discorso io sono rimasto appiccicato al tuo desueto. Cioè, mi sembra che anche quella sia una parola così Ma comune. perché nessuno sa che cosa vuol dire oggi, desueto. Perdoni. Lapidaria. Barbara Marciau, lapidaria. Ma certo, perché è così, è così. Ahimè. Andate a prendere un dizionario, andate su Google, andate su Google a vedere. Allora sì, amici, andate su Google. Ah, era Oppure voce pigliate. istituzionale? Esatto, voce istituzionale, andate su Google. Brava. Oppure, se volete, c'è un dizionario. Ecco. Quello che è lì nella biblioteca di casa di tua nonna, che non vedi più dai tempi delle elementari, che non si Brava. chiamano manco più elementari, quindi pensa un po' quanti anni sono passati. Guarda, questo è bellissimo perché mio figlio in questi giorni sta uscendo da quell'incubo. Perché io ancora non ho capito che cos'è la primaria seconda, la primaria primaria. Cioè, Quello, hanno sì. messo questa cosa, questa nomenclatura, ecco, altra parola difficile, questa nomenclatura così variegata. Oh, ecco, Vai, ok, andiamo sul forbito. vai, Eccolo un vai, alla altro. grande. La scuola primaria, hai capito? Quella che molti anni fa noi chiamavamo scuola elementare, ma adesso non si Sì, può ma più poi ci hanno messo dire. i gradi, il primo grado, il secondo grado, cioè, ma fatela un po' più semplice. Prima era elementari, medie e superiori, cioè era Esatto. facile, c'era cioè, asilo, elementari, medie e superiori. Comunque quello che stavi dicendo della regia è molto interessante, che questa è anche esperienza di tutti i giorni, anche se sono andato in onda ieri sera, anche se vado ogni 15 giorni, però è una cosa che faccio sempre con estrema passione. Ed è proprio quello il bello di mandare, perché poi più o meno sai quanto tempo hai. Io ad esempio ho 3 minuti, tra i 3 e i 4 minuti per parlare, perché la mia è una trasmissione molto discorsiva, e poi ci sono i 3 minuti e mezzo della canzone. Ma se non la conosci, come fai? La Io devi credo che questo sentire un dovrebbe po' essere le prima. basi, dovrebbe essere proprio No, la base del mestiere. potresti avere anche solo l'orecchio musicale. A me capitava spesso di non conoscere il pezzo, ma seguendo comunque il tempo, i tre Esatto. quarti, eccetera, eccetera, riuscivo ma anche un po', posso dire una parolaccia? Prego, madame. È anche un po' culo, quello. Assolutamente. Però è anche vero che l'intro di solito è di quattro quarti, quindi insomma, Sì, ma voglio dire, insomma se tu ce l'hai un po' di orecchio. se tu sei attento e se tu lo fai tutti i giorni,
alla fine ce ne riesci, Però è anche vero che prima, tra una canzone e l'altra, cioè tu non solo ti dovevi preparare l'intervento, ma dovevi preascoltare la canzone che sarebbe andata successivamente. Quindi, insomma, Non non è che sempre, stavi lì tanto con le non mani sempre. Perdonami in se ti devo contraddire, non sempre. Io non l'ho mai fatto di ascoltare quella successiva, perché non ne avevo comunque la possibilità. Io c'avevo un tecnico, quindi non è che mi Ah, ecco, dovevo. ok. Ecco, però, no, beh, io parlo di chi si fa autoregia. Ok. Allora sì, allora No, sì. se ti fai autoregia è necessario, Sì, perché, sì, no, sì. chiaro, se hai qualcuno alla parte tecnica e quindi hai un regista, questo è fondamentale, allora va bene, perché è Certo. lui che ti dà il tempo, cioè tu col dito fai. Sì. Adesso mi dispiace che siamo al buio, non si può vedere, però con l'indice Certo. faresti dai. Tocca E poi fai così, alza, a te. alza, alza. E fa questo gesto con la mano sotto il collo quando no, il pezzo è troppo lungo. Taglia, Sì, taglia, 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 taglia. taglia. Andiamo lunghi, come una volta mi è capitato, ad esempio, di dover proprio interrompere di punto in bianco perché non mi stavo facendo l'autoregia, avevo una persona in regia che ha avuto la meravigliosa idea di non guardare bene le tracce. E ha fatto partire Shine On You Crazy Diamond, che è un po' l'incubo di tutti quelli che hanno fatto un minimo di DJ, che ha quell'introduzione di 45 minuti, credo. Cioè, vuoi dire che non hai mai Barbara, a te è sentito mai poi alla capitato? fine? No, non ho Hai avuto il dovuto coraggio. Ma chi tagliare. avrebbe il coraggio di mandare Shine On You Crazy Diamond alla radio? Dai, per favore, ci vuole veramente un coraggio Ma valevole. infatti, i poveri, quelli lì si attestano sempre su Another Brick in the Wall, alla fine o poco Sì. altro. Sì, la parte Peccato, 4, quella perché che dura me. Sì. sono delle pietre miliari, ma che vedi anche qui è la scelta musicale radiofonica. Ci sarebbe da fare una puntata solo su questo. È La vero. prossima volta la facciamo. Perché tu considera quante cose meravigliose si potrebbero mettere in onda in una radio commerciale e purtroppo non hanno appeal, o comunque, come hai sottolineato tu, ci sono dei tempi, tra virgolette, morti, e che tu che fai? Li riempi con un parlato? Ma che sei matto a parlare su un intro come quello? Non esiste, ci sono degli intro intoccabili. Assolutamente sì, ecco, una delle ultime trasmissioni mi è capitato di dover parlare sull'intro di Hotel California. No! Ovviamente ho una battuta a voi, gli Eagles. Vai, vai. Si diventa commerciali, in radio, nel senso che se tu vuoi fare una scaletta piacciona, devi sì rispettare il gusto del momento, ma devi anche indirizzare il gusto sulla produzione del momento. Quindi io personalmente, io parlo sempre della mia esperienza perché non posso parlare della vostra, non la conosco, ma personalmente io quando faccio una scaletta, quando la concepisco, cerco sempre di mettere un pezzo straniero, un pezzo italiano che segue, sempre, uno e uno, uno e uno, della produzione attuale, della produzione di 20 anni fa, 30 anni fa, dipende, è un grande successo ed è piacevole, lo sento dai pareri degli ascoltatori, è piacevole per me perché la faccio e mi piace molto, ma è piacevole soprattutto all'ascolto e devo dire che viene accettata molto, molto piacevolmente e molto volentieri dall'ascoltatore. Questo è quello che mi dicono. Poi c'è il detrattore che dice: ma guarda un po' la Marchand, che cosa ci propone oggi? Io credo che tu sia particolarmente fortunata perché nella Sì. maggior parte dei casi la radio oggi si muove con delle scalette già fatte Lo so. da un direttore artistico che naturalmente sta lì e fa proprio quello, quindi mette in onda la musica secondo delle variabili, no? Poi ognuno ha le sue. Però di solito il palinsesto è già bello che è preordinato, tu non è che puoi fare grossi cambiamenti, magari ti spiegano Vero. un po', no? Come viene fatto, nuova, vecchia, italiana, straniera, però poi di fatto tu non hai molto la Non hai possibilità libertà, di no, no, interagire.
No, e infatti sono perfettamente concorde con il fatto che se tu ti crei la tua scaletta, entri nella trasmissione in un altro modo, il tuo mood sarà completamente diverso. Cioè, se senti un pezzo rap, ma in quel momento vorresti sentire una cosa pop melodica, ovviamente la musica non ti si confà con quello che tu senti. Ovvio che a quel punto il mestiere radiofonico non ha quella pill che invece si richiederebbe. Guarda, io ho vissuto le prime imposizioni dalle case discografiche che facevano contratti con Radio Monte Carlo, 5 volte al giorno passava lo stesso brano di Pupo, per dire, no? A orari diversi, e quello dovevamo assolutamente rispettarlo. Cioè, la risata che hai messo dopo Pupo era voluta o è stata una coincidenza? No, era il pubblico, semplicemente quando abbiamo se tu lo fai lo rinomini, abbiamo messo Pupo in automatico. Il nostro pubblico. Io ti parlo anche di 40 anni fa, non di adesso. Quando cantava Su di noi, Nemmeno una nuvola, quello. E oppure Il gelato al cioccolato. Al cioccolato. Dai, su. Ed era imposto, era imposto. Che meraviglia. No, ma perché il Pupo è anche simpaticissimo. Ah, come sì, tipo. Ho detto Pupo come potevo dire qualcun altro. Albano e Romina? Anche allora, ma in quegli anni io credo che Barbara sia stata comunque fortunata, perché qualsiasi cosa uscisse in quegli anni, cioè ricordiamolo, ha iniziato nella seconda metà degli anni 60, quindi si è fatta la seconda metà dei 60, ricchissima di successi. Mm. Sì. Si è fatta tutti gli anni 70, che veramente sì. Ogni disco che usciva è diventato un evergreen, e esatto. È andata avanti di lì, quindi era comunque un'epoca fortunata. Oggi, se ti dice bene, sappiamo però con che cosa abbiamo a che fare da un punto di vista della musica, per cui ma se ti dicessi oggi. Se ti dicessi, caro Palmieri, che oggi, e questo questo me lo rimprovereranno tutti, io non ascolto più musica oggi, di oggi, oggi oggi, non ascolto più musica. E quindi sono impreparata, sono completamente impreparata. Non mi fate domande a capestro perché non so rispondere. l'unica musica che ascolto di oggi è quella che naturalmente metto in onda nella radio dove lavoro, ma è ovvio che poi dopo uno i propri gusti fortunatamente ancora ce li ha legati, poi se li hai vissuti certo, ancora di più. Io ci tengo a sottolineare che la mia sudditanza psicologica nei confronti di Barbara Marchand mi impedisce di fare domande capestro. A capestro, che vuole sottolineare altro? A capestro, ecco. se vuoi avere un bel bianco nella trasmissione, cioè, ma come dire, non mi permettere mai, figuriamoci. È andata oggi. Meno male. Allora, a questo punto io lancerei un attimino uno spot leggero per un bel libro che vi consigliamo. Sì, però non mi dire attimino, per l'amor di Dio. Non lo diciamo? Ok. Secondino! Ma vi lasciamo solamente un istantino per... Allora. Meglio così? Lo crediamo di più? Torniamo subito. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook. E rientriamo qui in studio per continuare la nostra chiacchierata. Sì. Dunque, eravamo rimasti alla qualità della musica. E adesso vogliamo parlare un attimino della qualità delle notizie, perché ultimamente sto vedendo che stanno succedendo delle cose turche. Questa storia delle scimmie, tu come la vedi? Tu chi? Tu che stai ridendo? Perché quando ho nominato le scimmie è partito il sorriso della Silenzi. Come la vedo? Ti dico solo che era stata preparata un'altra simulazione.
Dopo Event 201 è stato fatto anche lo stesso per questa simulazione virus sulla scimmia. Che cosa dobbiamo aspettarci? Questo chi vivrà vedrà. Così citiamo pure Rino Gaetano, va? E ritorniamo alla musica e alla radio. La musica d'autore. Barbara, due parole su questo scimmiottare che c'è in giro nell'informazione. Oddio mio, oddio mio. Ne vogliamo parlare davvero? Cioè, non vorrei sembrare sempre sul mio piedistallo dove sto normalmente. però porca miseria, dai, ma non si può, non si, cioè, è un'offesa alla nostra intelligenza, perdonatemi, io la penso così, vero, non vero, falso, non ci sto, preferisco non parlarne, perdonami, perché sarei cattiva e non è giusto neanche per l'ascoltatore medio. Ci lasci così con un pugno di noccioline proprio. Pugno di noccioline mi sta bene, pugno di noccioline mi sta bene, però quello che voglio mantenere è questo ruolo sul piedistallo, quindi non mi fa cadere sulla prima cosa che viene in mente. Ma perché guarda, sento l'effetto sudditanza proprio, vedi? Ad aver messo in difficoltà Barbara Marciano diventerà una cosa fissa questa della società. Mi piace tantissimo. Come sono narcisista, mi piace molto. Andiamo avanti. Su. Va bene, questo è fantastico. Saltiamo a pie pari questo argomento che abbiamo capito non raccoglie le maggiori attenzioni e le buone volontà di Barbara Marchand, quindi noi lo saltiamo a pie pari. E proprio sul tema dell'autoregia abbiamo un altro contributo di Roberto Trapani. Ascoltiamolo insieme. Tra i tanti ricordi, ecco, della radio, io ricordo all'inizio noi, insomma, si faceva regia da soli. Ricordo che avevamo delle cuffie, erano praticamente gialle della Sennheiser, molto carine a vedersi sicuramente, però fischiavi anche tenendo un livello bassissimo. E allora, niente, era una cosa molto particolare il fatto di fare questi programmi fischianti, perché non sempre riuscivi a star fermo davanti al microfono, quindi ti muovevi, queste cuffie non isolavano per niente, e quindi si faceva questa trasmissione con questo fischio in sottofondo. Poi ricordo anche la bellezza di far partire i piatti, noi avevamo i Lenco S75 ai tempi, poi dopo sono arrivati i 1002, poi altre tipologie di piatti per far partire i vinili, ovviamente, quindi c'erano le cassette con le pubblicità che si mettevano a mano, quindi con la sentivi in preascolto, poi la tiravi un po' indietro, insomma, tutta una serie di cose che adesso è così facile adesso fare radio a livello tecnico, che veramente noi abbiamo vissuto proprio pioneristicamente delle difficoltà. Vi auguro davvero tutte le cose più belle che possono essere augurate, e voglio ringraziare voi per avermi ospitato nella vostra trasmissione. E la radio va amata, l'abbiamo amata e sarà sempre amata. Radio Lovers, ciao da Roberto. Volevamo aggiungere qualcosa agli argomenti che abbiamo trattato finora. Prego, a voi il microfono, signore. Prego, signora, cominci lei. Cioè, in che senso? Spiegami. Ecco, cosa vuoi aggiungere di più di tanta maestria alla quale oramai ci hai abituato, Palmieri? Io direi che noi potremmo essere quasi appagate da tutto ciò. Io credo che seguirono 25 secondi di religioso silenzio. In quel momento Emanuele riusciva solamente a percepire la gocciolina di sudore che scendeva lungo la tempia destra. Andava. Ma volete diventare seri? Dai, però smettila, poi la Marchand ci bacchetta, tutto per colpa tua. Ma io sono serissimo, allora. Sono ricercatore, sono uno scienziato, sono serissimo. Allora io direi la prossima volta, se è possibile, di dare dei suggerimenti a chi volesse oggi far la radio, partendo già da un talento innato, perché se tu
hai fatto una capra. Pescivendolo fino adesso, e io rispetto i pescivendoli perché sono bravissimi a, a scegliere i pesci, attenzione, non so se tu sia in grado, poi ti dovrei sentire, se tu sei in grado poi di condurre un programma radiofonico, però ti possiamo dare alcuni consigli, siete d'accordo? Voi due? Sono d'accordo sul fatto di dare consigli. Perché ce ne sono da dare, veramente. Oh. Io sono in preda alla sudditanza più nera, quindi non posso dire sì. Chiudiamola lì, no, non andiamo più avanti, chiudiamola lì, dai. Guarda, in realtà questo era proprio il proposito di, che ha animato proprio la creazione di questo piccolo format, che poi è nato di per sé. Cioè, una volta che ci siamo incontrati, poi alla fine abbiamo deciso di replicare, non sapendo poi neanche bene che cosa fare, ma quello che credo abbiamo fatto fino adesso è stato regalare questi 40 minuti di spensieratezza, magari di buon umore alle persone che si sono collegate con noi, e che io veramente ringrazio di tutto cuore per l'attenzione che ci hanno dato finora. Poi, se questo dovesse assumere anche dei toni più utili per quelle persone che volessero fare radio e cimentarsi in questo mondo che è meraviglioso, semplicemente sì, meraviglioso, sarebbe molto bello. Quindi, sudditanze a parte, io sono ben favorevole ad accogliere questa sua proposta. Grazie. Devo dire che comunque anche questi due piccoli appuntamenti, come li chiami, sono stati culturalmente anche di una notevole altezza. Cioè, non è che abbiamo raccontato balle fino adesso, abbiamo fatto cultura. Abbiamo fatto cultura per chi non lo sapeva, perché non tutti sanno che, e anche noi particolarmente. Quindi grazie a Palmieri e alla sua sudditanza. E noi ci rivediamo la prossima volta per darvi dei consigli utili e pratici per poter coronare un sogno, chissà. Io adesso in questo momento ho la sindrome del prof e non riesco quasi a trattenermi dal dire vabbè, ma tanto non ci siamo visti comunque, perché eravamo in buio radio, quindi a risentirci. Beh, allora chiudiamola qui con questo. Immaginavamo a risentirci. Volentieri. A presto. Vabbè, allora almeno fatemi fare una chiusina. Vai, fai la chiusura, dai. Sono impegnati un po', però, Palmieri, non è che dobbiamo stare qui a dirmi. Forza. Sono completamente impegnato, proprio completamente del tutto. E a questo punto veramente vi ringrazio per l'attenzione che ci avete concesso, per essere stati all'ascolto di questa trasmissione fino a questo punto. Da Emanuele Palmieri, che ricorda che le grafiche e tutto quanto quello che è l'apparato artistico è stato curato dal nostro amico Dagon Lorai, io ringrazio le signore che mi hanno voluto accompagnare, che sono Barbara Marchand e Beatrice Silenzi, e vi do l'appuntamento al prossimo appuntamento. Mamma mia, che chiusa pessima! Cioè, vi do l'appuntamento al prossimo appuntamento. Veramente, questa è radio di bassissima lega. Cioè, neanche... devi dire torno subito e mettevi il cartellino. Ok, ciao!